Nome, cognome? Claudio Mussera, Federazione di Roma, circolo di Romaccia, di Cesimo Municipio. Quando i tuoi amici, i tuoi colleghi, i tuoi parenti, i tuoi compagni ti dicono che non ti daranno retta e che voteranno 5 Stelle, ti devi chiedere realisticamente se non hai torto. E sulla base di questa domanda mi sono chiesto che cos'è questa cosa che sta cambiando, perché tante persone guardano a questa cosa e che cos'è questa cosa, e quindi sono venuto a questo seminario per sentire quello che potevo per capire, ma me l'ho fatto anche io una piccola mia idea, che qui mi sottopongo. Io penso che le relazioni ci hanno spiegato che cos'è il fenomeno, e questo è un aspetto. Tema grillo, il fenomeno. Poi c'è il programma, e io ho guardato al fenomeno e mi sono detto: è un fenomeno che mi riguarda, c'è la mia gente dentro, posso starci dentro insieme alla mia gente. Sì, c'è anche qualche fascista, ma anche quando vado alla Malagrotta a manifestare contro una discarica. Quindi è un problema che non è la presenza in questa fase, in questo momento. Quindi potrei stare lì con loro. Ho guardato il programma, ho detto, è un programma, è in quella misura lì, perché no? E poi ho guardato, mi sono chiesto per una terza volta, perché sono comunista, e subito la ragione non solo sui fenomeni, sul fatto sociale, sul programma, ma mi sono detto, qual è il progetto, la visione che c'è dietro questo progetto, questo programma, questo fenomeno? C'è una visione. La visione che personalmente ho individuato gira intorno a tre questioni. Punto primo, meritocrazia competitiva. La meritocrazia competitiva. Punto secondo, la riconversione ambientale dell'economia. Punto terzo, una modalità di gestione del consenso sociale a basso costo, perché fatto principalmente attraverso l'uso dei media e della rete in particolare. Mi sono detto, queste tre cose sono, rispondono a tre domande della crisi del sistema. A tre domande che questa crisi di questo sistema dovrebbe, forse anche questo sistema vuole eventualmente rigenerare. Sono tre domande sulle quali si può fare, secondo me, un tentativo velleitario, ovviamente. Non è un complotto, non penso ci sia un complotto, ma c'è qualcuno che vuole delle idee. E che possa essere un tentativo tra virgolette, diciamo così, di rigenerazione di un sistema capitalistico che attraverso la finanziarizzazione sta creando una crisi strutturale che lo porta a una sorta di decadenza produttiva. Questa è l'idea che mi sono fatto e mi sono detto, in questa idea io non ci sono, perché in questa idea la mia classe sociale, io che sono un lavoratore manuale oltretutto, sono sempre al solito posto, in fondo. E quindi ho capito, per quanto mi riguarda, mi sono detto che forse il tema, l'unico tema del quale posso ancora parlare con i miei parenti, i miei colleghi, i miei amici, i miei compagni, è sul fatto che forse il tema non è trovare le soluzioni giuste, il tema è trovare le soluzioni giuste per una parte specifica della mia classe sociale. Grazie.